Prima Radio. Le voci degli artisti che sono anche i protagonisti di Ski Today, come in questo caso una giovanissima artista, ma già con un curriculum straordinario. Siamo collegati, in questo caso adesso la presento, con Camilla Cabaltera o Camille Cabaltera. Mi correggi se sbaglio, già dal nome? Camille Cabaltera, ecco, sì, vabbè, quindi comunque ho indovinato in parte con la pronuncia. Sì, sì. Dicevo giovanissima, tra l'altro tu hai cominciato a 13 anni, vado a citare subito questo format di grande successo di Rai 1, Che ti lascio una canzone, poi anche X Factor successivamente, sì. Cioè, quindi comunque il talent ha fatto parte della tua vita. Sì, sì, sempre, da quel che mi ricordo, fatto, mi ricordo audizioni anche quando ero piccola, ne ho fatto tante, concorsi che mi hanno formato. Ecco. Senti, questa è stata molto importante perché grande studio, ovviamente, dietro anche poi arrivare a un singolo che noi andiamo al presente, perché noi stiamo trasmettendo Scegli, che è questa nuova canzone, tra l'altro una delle novità della settimana. Il tuo singolo è il brano che accompagna, sì, anche i titoli di coda del film Walt Disney Animation Studio, che è Raya, l'ultimo drago, che è una bella soddisfazione, quindi a parte sentirla alla radio, ma far parte anche di questa bellissima situazione. Sì, sì, sono molto fiera di questa canzone e sono molto anche grata di poter collaborare con la Disney. Ecco, com'è nata questa collaborazione, se ce la puoi svelare, Camille? In realtà mi avevano contattato loro verso la fine del 2020 e mi hanno fatto questa cosa. Io ovviamente ho detto subito di sì, perché è da tanto che volevo lavorare con la Disney, cioè è un sogno per me. È un sogno, penso di molti cantanti, poter dare voce a quella che è una colonna sonora di un film della Disney. Credo che sia una delle cose a cui ambiscono molti, anche dei tuoi colleghi. Leggevo che tu sei molto già international di tuo, perché tu sei filippina di nascita, italiana d'adozione, quindi parli l'italiano, parli il filippino e inglese, ma mi sembra di capire che parli anche un dialetto italiano. Sì, sì. Cioè, sento qualche musicalità di qualche regione italiana. Dove sei in questo momento? Sì, in Toscana. In Toscana. Si sente il toscano, eh? Cioè, è incredibile. Quindi possiamo... Me lo dicono in tanti, guarda. No, ma è bellissima. Non me l'accorgevo prima, perché comunque sono sempre stata qui. Quindi ho sempre parlato in questo modo, poi sai, vado in altre regioni. E ecco, in altre regioni, senti in regioni come va. quando sì, c'è la scheda di presentazione che arriva e senti trilingue, italiano, filippino e inglese, mo poi arriva il toscanaccio della Cabaltera, insomma non te l'aspetti. Oggettivamente è una cosa molto importante. Tu sei polistrumentista, cioè quindi sei una che comunque la musica ce l'ha nel DNA sin da piccola. Sì, allora diciamo che non sono bravissima nel suonare gli strumenti, però mi piace. Ti piace? Senti, tu stai vivendo questo momento così particolare per tutti gli artisti, io non stancherò mai di dirlo quotidianamente, in Toscana. Come stai vivendo questo periodo? E soprattutto c'è questa speranza, almeno da parte tua, che possa cambiare qualcosa? Sì, ovviamente tutti i giorni spero che possa cambiare qualcosa, anche perché comunque questo film tipo non l'abbiamo neanche visto ancora al cinema, e quindi spero davvero che possa cambiare qualcosa, anche perché questa opportunità che ho avuto è molto importante per me, quindi vorrei viverla come gli altri hanno potuto viverla, no? È vero, assolutamente sì. Senti, ovviamente è un progetto molto importante anche dal punto di vista proprio discografico. Io quando poi vi sento, quando sento gli artisti, cerco sempre di far dire un ringraziamento a chi ci sta lavorando, a chi lavora alle produzioni. E qua ci sono comunque anche delle entità importanti in ambito discografico. Vuoi salutare e ringraziare qualcuno, Camille? Sì, vorrei tanto ringraziare ovviamente la Disney per questa bellissima opportunità e voglio ringraziare
Don Hall e Carlos Lopez Estrada. E voglio tanto ringraziare anche Marco Del Freo e Massimo Guidi per avermi seguito fino adesso, che sono i miei manager, e tutto il mio team di persone che per ora non posso nominare, ma piano piano li scoprirete. Vabbè, quindi possiamo dire che è solo l'inizio, anche se già l'inizio c'è stato, perché come abbiamo detto, le tue partecipazioni ai talent, ma adesso appunto stai cercando attraverso la radio, ma attraverso anche i film per colonna sonora, quindi arrivare al grande pubblico. Noi comunque qua dalla nostra Sicilia, dalla nostra città, dalle nostre frequenze stiamo sentendo Scegli. Senti, come vogliamo presentare, perché tra poco lo sentiamo il singolo, questa canzone al pubblico e soprattutto ai siciliani? Non ti dico di parlare in dialetto siciliano, perché tu sei trilingue, parli toscano. No. Cioè, però non ce la farei, guarda. Mizzica, capì? Mizzica. Però come vuoi presentare il singolo Scegli ai siculi? Beh, questa canzone parla proprio di agire in un modo, perché alla fine tutti noi sappiamo cos'è che vogliamo, e di inseguirlo e di scegliere quello che vogliamo fare. E quindi ce l'ascoltiamo, la presenti tu o la presento io? La presenti tu? Presentalo tu, perché io non sono bravissima. Ma come? Caso, ma io già ti volevo assumere come speaker di Prima Radio, del Prima Radio. No, ma a me piace. Ma allora, facciamo una cosa. Tu mi fai. No, assolutamente. Tu mi insegni a cantare, così poi il prossimo film della Disney canto io un po' baritonale, sei un po' basso. Ecco, senti, ma tu mi fai. Facciamo una cosa. Tu mi fai la presentazione anche in lingua madre. Decidi tu se farla in filippino o in inglese più internazionale. E io poi faccio quella classica. Va bene, dai. Ok, provo in inglese allora. In inglese. So here is the newest single of mine. It's called Scegli and I hope you like it. Signori e signori di Camille Cabaltera, Scegli su Prima Radio. Kiss kiss. Ciao cara. Ciao. Prima Radio.